Buon pomeriggio. Allora, come diceva Giorgio, ci sono discenti che hanno fatto 4 anni di fila questo percorso di scuola e io sono uno di quelli. Quindi li ho fatti tutti e quattro e quest'anno penso anche il quinto. Cosa mi è venuto in mente? Ho fatto nel 2021 e 2022, ho fatto un master all'Università di Van Vitelli di secondo livello e poi nel 2022 un corso di perfezionamento sulla nutrigenomica e la nutrizione all'Università di Camerino. E mi hanno detto, ci hanno detto che, di portare un qualcosa di, no, di novità. Ecco, io ho portato questa novità, l'S-Drive. E ho scritto una tesi universitaria di 160 pagine con 9 capitoli e con una ricca bibliografia con 174 riferimenti. Questo è il mio studio. Io vengo da lontano. Piazza Armerina. Chi conosce Piazza Armerina? La città dei mosaici. Questi sono tutti gli argomenti che ho trattato nella tesi. Chiaramente non approfondirò, capitolo 1, 2, 3, 4, 5, fino ad arrivare al nono capitolo dove spiego tutti i grafici, le carenze di tutti i minerali, eccetera, eccetera. Ecco, noi siamo padroni dei nostri geni, ormai tutti gli scienziati sono tutti ormai d'accordo che l'ambiente e i comportamenti, in alcuni casi fino al 98% vengono influenzati. Addirittura Lipton, che sarà il 23-24 settembre a Rimini, e vi consiglio di, c'è ancora qualche posto, giusto Giorgio? Di venire, dice che addirittura che solo l'1% delle malattie che noi abbiamo è dovuto soltanto alla genetica, mentre il 99% è dovuto all'epigenetica. Infatti il DNA carica la pistola, come dicono tutti i nostri colleghi, ma è l'epigenetica che preme il grilletto. Questa, le esperienze esterne, quindi lo stress, l'alimentazione, danno dei segnali ai neuroni, in cui ho spiegato molto più approfondito nella tesi, in cui questa espressione alla fine può essere trasmesso alla generazione successiva. Questo stiamo parlando sulla parte del sistema nervoso, in cui è importantissimo che la modifica dell'epigenoma causata da stress, da abitudini sbagliati, può arrivare addirittura alla generazione successiva. I fattori che influenzano la modulazione dell'epigenetica, oltre a questi, sono importantissimi anche gli orari, i ritmi circadiani, la cena. Quanti di voi cenano alle 6:30, alle 19? Pochissimi. Già questo è un comportamento sbagliatissimo, cenare tardi. Ecco, questa è l'epigenetica. Nel 2022 è uscito questo bellissimo studio che ci rinforza ancora di più perché è importante fare un test sul bulbo del capello. È la pelle come una trinità della funzione neuroendocrina immunitaria. Cioè tutto quello che noi riceviamo viene trasmesso al bulbo del capello. Questo è un bellissimo studio uscito molto recente, nel 2022. Anche la bobina che c'è l'S drive. Ecco, ci sono vari, già nell'evoluzione ci sono vari labirinti. La bobina di Tesla, ad esempio, costruita per determinare la frequenza di risonanza della Terra. Quindi non è una cosa nuova, per noi è nuova, ma in realtà viene da molto lontano. Ecco,
prendendo qua, cioè se prendiamo 4-8 capelli e li mettiamo nella bombina, e questa è la bobina, chiaramente la conoscete, cosa fa? Andiamo a misurare il cambio biologico del follicolo, dove questi dati, oggi stamattina hanno approfondito illustri colleghi, vengono mandati tramite internet a un cloud, è un centro che è un'intelligenza artificiale che si autoalimenta e si autoistruisce, e quindi i dati che poi vengono al paziente o operatore sono dati che vengono estrapolati da questi computer intelligenti. In Italia siamo ormai da 300-350 centri provvisti di questo dispositivo e oltre 67 paesi nel mondo. Ecco, queste sono le frequenze. Il sistema S-Drive sfrutta questa nuova tecnologia catturando i vari campi spettrali del bulbo del capello, trasformandoli in mappature in campi di informazione biologica. Sì. Ecco, come fa a prendere, diciamo, l'informazione sul bulbo del capello? Noi ormai conosciamo tutti gli spettri. Ecco, questo è uno spettro del ferro. Quindi ormai noi abbiamo una mappatura di tutto, di tutti gli spettri. Il ferro, abbiamo l'alluminio, anche di tutti i minerali, di tutto ormai. Questo è uno dei primi strumenti che era uscito, infatti è il primo strumento che avevo preso, ora c'è stata un'evoluzione. Anche la NASA fa i test del bulbo del capello per lo stress ossidativo quando stanno durante il volo spaziale. Il report, ormai questi ormai li conoscete. Questo invece è un bambino portato, un bambino autistico, la sindrome autistica, di 10 anni. Come primo e secondo, se vedete, priorità sono gli acidi grassi e le sfide ambientali. Il sonno, l'intestino, sistema immunitario, sistema adrenergico e la produzione di energia. Chiaramente molti di questi bambini, essendo che sono molto attivi, e quindi chiaramente l'energia inizia a mancare. Questo è il quadro delle frequenze che abbiamo rilevato. Infatti le frequenze, quando sono così alte, vanno ad agire sul potenziale di membrana. Potenziale di membrana, guardate, 65 a meno 70 volt, vengono molto influenzati, addirittura arrivano a meno 100, a meno 110. Quindi immaginate i canali ionici come sono tutti aperti. L'acido gamma e linoleico, per questi bambini, importantissimo. Quindi, come abbiamo detto, è cronica la cosa, molto ampia. Virus, muffe, spore, sostanze chimiche, idrocarburi. Indovina la mamma dove abitava quando ha concepito? A Siracusa, vicino a uno stabilimento dove ci sono idrocarburi, eccetera, eccetera. E questo viene poi trasmesso in generazione, quindi diciamo che molte delle malattie derivano epigeneticamente, ecco. Siamo gli stessi da migliaia di anni, si sono scritti in moltissimi volumi, manuali, articoli scientifici, eccetera, sono sempre validi perché la fisiologia, la biochimica e il metabolismo sono gli stessi, dall'origine della nostra specie. È cambiata l'ambiente e non il DNA. Ci ammaliamo quando le nostre onde non sono in sintonia. Grazie per l'attenzione.